Eccoci qua, tornati dopo un po' di assenza, episodio numero 44, abbiamo una squadra qui, il giocatore a livello 33, giocatrice a livello 30 ragazzi, a livello 30, 4 anni e mezzo. E lei è ferma nella grotta con i ragni, poi andiamo anche a sbloccare. E la troveremo l'uscita. Allora, dobbiamo fare la bacchetta super potente di quelle infinite, anche perché non abbiamo più missioni, c'è solo quella principale. L'ho detto e lo E quindi ripeto, andiamo a non ci fare, andiamo da ringrazieremo mai Ollivander per fare abbastanza. la bacchetta super potente. Eccoci, Eccomi, Ollivander. Ryder. Spero proprio possa Ah, aiutarmi a dobbiamo creare la aspettare, bacchetta dei ok. custodi. Dobbiamo aspettare perché Ollivander deve arrivare, che stava da zia, che oggi c'era il pranzo con alla zia, ecco perché. No, è che eravamo di notte e doveva essere fatto di giorno. Oliva, che dobbiamo fare, Oliva? Parla con Ollivander, Ollivander è embriaco. Ah, ma non è lui, dov'è Ollivander? Ah no, qua. Cerco. Ah, scusa, perché? Ah, inizia missione. Eccolo qua, la bacchetta perfetta. Adesso parla con Ollivander. Non potranno parlare direttamente con Ollivander, no. Va bene. Oh, Salve, eccoci signor qua. Ollivander. Mi Salve. chiedevo se potessi aiutarmi con una faccenda. Certo che ti Certo, posso il aiutare. professor Vedi. Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. Ah, È ti ha mandato stato un un po' gufo, eh. criptico. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che ne avresti portato tu i materiali. Sì, signore, eccoli qui. Ferma Oh, però papà, se no non certo. riesco a giocare così. Straordinario. È davvero insolito. Sarò sincero. Non ho mai realizzato una bacchetta così. È certo, una Ne ho bacchetta riparate, speciale. quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Sì, ti voglio Penso mettere di alla prova. Non poter c'ho niente lavorare da con fare, quanto adesso da vado a te mettere alla prova formulo. Ollivander. Vedremo cosa riesco a fare. Ok. Attenzione, eh. Sta lavorando alacremente. E che capperi? Ho finito. Ehi, 2 secondi fa non c'era, adesso già è finito. Come sarà questa bacchetta 3, 2, 1? E la Peppa! Wow! Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso e che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho capito. Grazie. Ok, quindi con questa bacchetta non possiamo andare in giro a fare scorribande. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Ho organizzato un incontro Questa non me faccia a l'aspettavo. faccia. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrok, sarai Questa non me concorde che i l'aspettavo. nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Lasceresti che i goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. A questo mo vuole collaborare contro È i da Goblin. sciocchi non collaborare. Non me freghi. Cosa nascondi lì? Non sono bacchette che ti riguardano. Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Quel deposito è mio, di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Lo dico sempre, i bambini devono essere visti e non uditi. M'hanno rapito. M'hanno rapito. Perché ti porteranno
capo stavolta. E non lo so. È una missione. No. Ah, che delizia. Ti farò rinunciare. Forse dovresti rinunciare. Ne hai avuto abbastanza? Stupidito! Grosso errore venire qui. Ora avanti, siedata! Come una pecora al macello. Ancora. No, no. Avrei ingranato. Proteggo. Stupidice. Avanti. La barba. Non mi dico, ha ammazzato Rookwood. È ucciso. Sconfiggi Victor Rookwood. Quindi abbiamo fatto fuori uno dei due stracattivi. Il regno di Rookwood è finalmente finito. Dovrò mandare un gufo a Natty. Prima però, meglio tornare alla sala delle mappe e riferire a Fig cos'è successo. Torna alla sala delle mappe. Mamma mia, non ho sconfitto Rookwood! Abbiamo sconfiggiuto Rookwood! No. Ah, Rookwood malefico! Sbam! Ma visto come lo... Sbaragnao! Grande serata questa! Abbiamo sconfitto uno dei due cattivi! Ma è rimasto solo il nanetto malefico! Qual è l'anetto malefico? È il Goblin! Beh? Chi è già là? Passa, fatti più avanti. Qua. La fig, no? Passa.
Ma l'avevo attivata la missione. Non l'avevo attivata? Ah no, segui missione, non l'avevo attivata. Parla con il professor Fig. Nella sala delle mappe, dove sta? Ah, ecco qua. Che sei a far lì? Siamo tutti qui a fare riunione, tu te ne vai qui nell'angolo. Victor Rookwood è morto. Mi ha attaccato appena ho lasciato Ollivander con la bacchetta dei custodi. Ho dovuto difendermi. Per Godric, stai bene? So che sei in grado di difenderti, l'ho potuto constatare in più di una occasione, ma battersi con Rookwood in persona... Ha distrutto tantissime vite e non si sarebbe fermato. Sono felice di averlo fatto io. Hai ragione. Sì. Non si sarebbe fermato. Hai fatto ciò che dovevi. La comunità dei maghi ti è enormemente debitrice. Professore, grazie davvero per le sue parole. Posso affrontare ciò che mi attende. D'accordo. I custodi ci stanno aspettando. Ma mamma, dov'è che è mezzanotte? Tutte e quattro le prove. E in circostanze che perfino io non avevo previsto. Ora avrai capito perché la passaporta, la camera blindata, il medaglione, il libro, le prove erano tutti passaggi necessari. Necessari ad assicurarci che una persona con le abilità da noi condivise avrebbe fatto la stessa scelta che San, Niv, Charles ed io facemmo. Ora che hai vissuto il mio ricordo, quello è cattivo. Avrai capito qual è la posta in gioco. Adesso c'è rimasto solo un nanetto in gioco. Sono come sembrano. Come sai, non c'è luce senza ombra. Come non c'è ombra senza luce. Ma hanno aggredito fuori da Ollivander e mi hanno portato in una cosa dove c'erano 20 maghi e mi hanno cominciato ad attaccare. Mi sono difeso. Che devo fare? Neanche i più competenti e ben intenzionati tra noi possono sapere che conseguenze avrebbe manipolare l'inaccessibile. Quel che era chiuso nel deposito, lì deve rimanere. Resisti alla tentazione di distruggerlo o dominarlo. Ok. D'ora in poi userai la magia che hai affinato con tanta fatica solo per... Tanto 10 minuti e finiamo, su, stasera facciamo una puntata breve. Hai la bacchetta. Io pure so cosa. Capirai quando utilizzarla. La nostra eredità è nelle tue mani. Il deposito è sotto Hogwarts. Wow, questo è il colpo di scena. Il deposito finale entra nelle caverne dei custodi. Possiamo solo sperare di non essere arrivati tardi e che dietro questa porta troveremo Fig. Vieni con noi. Spero proprio che gli incantesimi che proteggono il castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Temo di no, ma ti assicuro che in futuro lo faranno. È riuscito ad avvertire la professoressa Weasley? Sì, speriamo che lei e gli altri arrivino presto. Sanno dove trovare la porta da cui siamo entrati noi. E questo è il finale, regà. No, come finale? Questa è la resa finale, il deposito, arrivano tutti gli altri professori. Ho preso l'acqua dopo il castello. No, questo è nanno, dopo è morto. Chiedo se ci sia anche Rangrock. Se i suoi seguaci sono qui, lui non sarà troppo lontano. Abbiamo affrontato di peggio, professore. Scusate la zona, deve essere qui da qualche parte. Ci stiamo avvicinando. Ranrock sarà contento dei nostri progressi. Che bello, i numeri non sono da tenere di conto, vero? Croce!
perché non mi fa fare cosa? Ci vorrebbe proprio un bello stufato di fuochi. Dobbiamo persistere. Rock deve essere qui da qualche parte. È morto. Questa trivella ci impedisce di raggiungerlo. Dobbiamo spostarla. Ci penso io. Bravo, Fig. Ehi, che potenza, Fig. La Fig di Fig. Adesso lui sta con noi. Aspetta, si è svegliato questo. Protetto! Questo è quasi andato! Inferno! Ma se vado lì io posso fare il piedlifting questo secondo te? No. E mamma ce la vada. Come si riprende? Come si riprende lo sfondo? Ecco. Non hai speranze contro di noi. Un vicolo cieco. E adesso? Professore, quella parete! È lì il passaggio! Molto sicuro. Andiamo. Sarà ormai prossimo a ritrovare il deposito. Temo abbia ragione, professore. Non ci resta che continuare a cercarlo. No. Ascolta, ci sono altri goblin davanti a noi. Imperio! Quello là sono tutti i coglioni. Ah,
Questi cunicoli non ci hanno portato molta fortuna. Ti dà un ghiaccio. Ci stiamo avvicinando, professore, da quella parte. Se non si vede questo. Aio. Aio. Questi sono un po' tantini. Regà, qui c'è una scena, ecco, come quella degli Avengers. E vai, la scena come quella di Endgame. Si aprono i circoli, escono tutti. Che spettacolo. Questo è l'Endgame di Hogwarts Legacy. Sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Dai, sfondiamoli. Se ne sbarazzeremo di un battibaleno. L'esplosia si è fatta una canna, quindi sta a casa, non sa che stanno a combattere. Ce la fa. Ah, loro li tengono fermi. E noi andiamo a fare che? Loro ci parano e noi andiamo avanti. Ok, ok. Mamma mia, che scena. Ma chi è la Marvel? Li abbiamo surclassati. Eccoci. Un umano in meno di qui. Me ne fa incazzare? Ok, me ne fa incazzare. No, ferma Emma, ferma! Mi devi lasciare! Emma, mi devi lasciare! Che cazzo però! Amore, se tu mi tieni le mani, e io come faccio a combattere? È ora di muoversi, siamo nel vivo dell'azione! Ora queste bestie vedranno chi comanda! Perfetto, professoressa Hecat. Gicci, ma qui mica stiamo a... Scusa, non l'avevo appena ammazzato.
Mamma mia, ma chi è? Capitan Marvel! Questa è la resa dei conti finale, ragazzi. Già, stavo... ma questi sono solo due guardiani. Allora qui c'è il drago, raga. Qui c'è il drago, lo so. Questi li vedo abbastanza grossi. Uno sollevamo subito. Raga, però più grossi. Presto la bacchetta! Oh? Oh? Dai, che spettacolo! Mamma mia, che spettacolo! Ecco il deposito di magia antica sotto la Hogwarts. Eccolo qua! Per fortuna siamo qui prima di Ragnarok. Non riesco assolutamente a crederci. Qui ti ricordi dove quella lì... sotto il castello da non so quanti secoli. Dove la quella lì era andata lì, ti ricordi, lì sotto? Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodgok e di molti altri. Miriam riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Lei non aveva visto ciò che i custodi e Isidora ti hanno mostrato. Ora sei tu custode del potere che contiene. Che cosa pensi di fare? Ho deciso di aprire il deposito. Il suo potere non può continuare a rimanere inattivo. Dopo tutto quello che hai visto e ciò che è successo a Isidora? Isidora sapeva di avere un potere notevole per aiutare le persone. Intendo usare la mia abilità per portare a termine il suo operato. Ma potrebbe andare male in così tanti modi diversi. Tu, fra tutti, dovresti conoscere i potenziali rischi. Ma ne conosco anche i potenziali benefici. Con quel che ho appreso, posso evitare di ripetere gli errori di Isidora e capire come utilizzare la magia a fin di bene. Eccolo. L'arroganza della stirpe dei maghi. I goblin hanno costruito il deposito. Appartiene a noi! Basta, Ranrock! Non è mai stato vostro! Ora ho proprio voglia di divertirmici un po'. La bacchetta di Miriam? No. Se solo mi avesse consegnato la bacchetta il contenitore, di giovane. Tutto questo si sarebbe evitato. Strega, sciocca e presuntuosa. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrendersi! Aia. 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 I'm
Aia. Sconfiggi Ragnarok, è il boss finale. Ma non è bianco, non gli posso sparare. No, aspetta perché queste qui non me le fa usare. Lo vedi? Non me le fa usare. Devo spezzare il legame tra lui e quelle tracce di magia. Difido. Proteggo. E lo so, ci sto a provare a spezzarlo, o spezzo o sparo, o evito, che cazzo. Cazzo la spezzo. No, c'è qualcosa che non mi torna. Però aspetta perché... Aspetta perché lo scudo è viola però. Aspetta, lo scudo è viola. Affanculo. Ti avevo detto che c'era il drago finale. Adesso fammi vedere se mi rifà usare. Ma non credo. Gli ho tolto 5 con Avada Kedavra. Ma non per molto. Ah, lì ci vuole la magia gialla però. Che cazzo però. Hai visto? Perché non lo paro e non glielo respingo, cazzo? Tutta la tecnica.
Tu vedi che invece di parare è schivo. Defuso. Ancora, ma perché non schivo? Perché schivo? Confringo. Ancora. Niente, non mi riesce a schivare. Non mi riesco a riuscire a proteggere. Proteggo, stupefico. Confringo. Fatto RP. Ok, vabbè, ciao. Cioè, non schivo, non prendo, ci sta che mi incazzo. No, vabbè, raga, non ce la farò. Sta sbagliando tutte le mosse. Quando io lo devo rimandare, non lo rimando. Quando devo parare, non paro. Devo rimandarlo, ho parata. Stupefico. Confringo. Stupefico. Defuso. Proteggo. Stupefico. Stupefico. Le farà un cosato. Cazzo ammazzi questo.
Stupefici! Stupefici! Quindi così non andavo da nessuna parte però. Stupefici. Stupefici. Anche perché i miei colpi di ritorno non gli arrivano. Stupefici. Non riuscirai a fermarmi. Ma non glielo rimanda. E ciao. Non glielo rimanda, per Dio. Oh. Ma non c'è manco più la barra della sua vita. Ah, mo è tornata. A chi cazzo l'hai rimandata? Perché la rimanda dell'altro?
Ma perché me non me le tira della... No, questa non la potevo evitare. Non capisco perché non gliele rimanda addosso. Non capisco perché non glieli ritira addosso. Ecco, questa la potevo parare. Niente, non gliela tira addosso, non ho capito perché. Lo vedi?
Raga, però io schiaccio, questo non lo prendo. Proteggo! Stupidito! E io schiaccio, ma non glielo rimango. Ciao. Non vinceremo mai sta battaglia. Non stavo nemmeno a metà. No, ma ha dato le due di magia antica. Perché non glieli rimanda addosso. Cazzo gli farà lui. Proteggo, stupidito. Defuso.
niente, non riesco a rimandargli i suoi, quindi non capisco. Mandaglieli. Non gli toglierò mai niente. Io non riesco a rimandargli i suoi, quindi non so come. Ma come? Perché? Perché? I miei colpi non gli arrivano. Quando gli rimando le cose lui, due. Me ne sono rimaste due e non c'è neanche più un torto. Chi è? Vedi che me li scaglia da un'altra parte, guarda. Chi è? Come faccio a prenderlo? Non me li rimanda indietro. Ogni tanto mi arrivano, guarda, mi arrivano i colpi ma non arrivano, cioè non si vede.
guarda. Ma vanno tutti per terra i colpi che gli rimangono. Guarda. Cioè, volo, volo. No. Sì, ma anche se mi schivo, così gli sparo poi. Hai visto che questo non serviva il colpo che arrivava? Non si vedono i colpi quando arrivano. No, raga, c'è qualcosa che non va. No, amore, ho perso, non so neanche... Ma poi lo vedi che non si abbassa neanche la... Hai visto che non arrivano? Guarda che non arrivano i colpi. Non si vedono i colpi. Guarda. Non esce la barra, cioè non riesco a fare niente. No, raga, non è così, non si fa così. Non si fa così, cioè, o sei buggato... Buggato, non esce la barra, ma soprattutto non c'è la barra, ma soprattutto quando c'è RB per rimandargli i colpi, li mandano io a fare a lui, e quando così non ammazzerò mai. Cioè, o se era buggato. Per ora abbandona missione. Allora ragazzi, c'è qualcosa che non va, o si è buggato il... Ah, quindi da qui ma arriva a fare, da capo? No, cazzo, no. Qui tocca rifare un'altra volta, tocca rifare la configa, Vabbè, niente ragazzi, dobbiamo studiarcela un attimo perché... perché non tornavano i colpi, cioè se io i colpi con RB non glieli posso rimandare, cioè non lo prendo, c'è qualcosa che non va, non si abbatterà mai. E quindi niente, abbiamo fatto un primo tentativo, domani ci riproveremo. Domani ci riproveremo. Buonanotte.